anche vero che pure nel remake la stazione di polizia non si fa tutta di fila, si fa un avanti e indietro, quindi ha senso che anche nell'originale sia così. Sherry, I've been looking everywhere for you. I was so worried. We've got to go now, honey, okay? If we stay here, that monster will find us. Let's go. No! I won't! What's the matter? Don't you trust me? It's not that, Claire. It's because of my daddy. He's over there. I heard him call my name. Daddy must have been attacked by the monsters. I have to help him. Wait, Sherry, don't go alone. Sherry, Sherry! E si gioca come lei, mi ricordavo sta cosa. Sta bambina comunque non è molto sveglia. Mio papà mi chiama, è stato attaccato dai mostri. Io sicuramente posso aiutarlo, no? Abbiamo un deodorante. Fotografia. Una foto di Sherry. Sherry è nel mezzo, insieme a mamma e papà. Per caso una mappa? Sì. In realtà no, perché non conosco le altre zone. Ma che poi sta bambina come è arrivata qua? Sana e tranquilla. Cioè io con Claire ho trovato... Ciao. Aspettate, lo resetto. Non so quanto mi possa aiutare, ma io con Claire ho trovato porte chiuse, tempeste di zombie, cani infamissimi, enigmi da risolvere. Boh, sta bambina, non si sa come, è arrivata qua prima di Claire. Va bene, correre. Ciao. Oh, sì, certo. Due è meglio di uno. Che stiamo facendo, regà? Vai che vi frego. Il gioco è diventato comico. No, credo che questa sia una mappa. Ottimo. Io sono venuto da qui, mi sono perso sto posto. La leva per far entrare e uscire l'acqua. Puoi muoverla? Sì. Ok, ma non posso attraversare perché non sono allineate, credo. Quindi da qua sto essendo entrato. Ok, devo abbassare il livello. Spostare le casse e costruire un ponte. Facciamo una cosa, fatemi andare prima nell'altra stanza. Là. Abbastanza precursore di altri giochi, questo Resident Evil 2. Nel senso che c'è una bambina e ci sono scene di sangue, insomma, dove sta bambina può morire. Granate esplosive, yes please. Ben sigillata. Queste poi potrò ripassarle a Claire, immagino lei se ne fa niente. Oppure tira fuori un lanciagranate così dal nulla.
Sì, già da parecchio tempo a questa parte in diversi giochi si vedono scene anche piuttosto crude e sanguinolente con bambini. Però all'epoca 1998 era una cosa molto più tabù. Quindi, boh. Grazie al cielo non ci sono zombie qui. Perfetto. No, no piccina. Ci metti pure mezz'ora a salire. Piccina forzutissima. Cioè, perché ste casse, pure se sono vuote, caspita, sono comunque fatte di assi di legno. Dovrebbero avere un peso minimo non indifferente. Invece, ripeto, lei le fa sembrare di cartapesta. Quindi sta bambina è super fortunata, perché sopravvive agli zombie, è riuscita a scavalcare enigmi, forzutissima e anche estremamente resistente, perché è stata sbranata 3-4 volte dai cani, eppure ha ancora la vita verde. Chiave, oh perfetto. Che cacchio ci faceva qua sotto, non ci è dato saperlo. Ottimo comunque. Si torna da Claire. È inutile che provate a mordermi, sono indistruttibile. Sherry, are you okay? Did you find your dad? Yes, I'm okay. But I couldn't find him. But I did find something else for you. Here! Here's another. Thanks, sweetie. Now, why don't you come over here? I want you to stay with me. The ventilation hole anymore. But don't worry, I'll find another way. I can take care of myself. Wait, Sherry, come back. Sherry, Sherry! Non so se è più intraprendente o stupida. Probabilmente, cioè, le cose coincidono, però va bene. Dai, Claire, raccogli. Claire? Non mi dite che il deodorante se l'è tenuto. Il deodorante se l'è tenuto? Ma che caspita te ne fai tu? Vabbè, brutta egoista. Qui non c'è altro, quindi. Va bene. Poso al volo ste granate. Cura però me la tengo, perché già ve l'ho detto. Un casino con gli slot, poi vabbè, farò, sistemerò un pochettino fuori camera prima o poi.
La morte è la vera essenza della felicità. Una frase così macabra, ma un pizzico di verità filosofica c'è, suppongo. Se guardiamo la morte come la fine di tutto, quindi anche delle sofferenze, no? E dei dolori. Però felicità... Sopra. Sean Werder. Ora la prima... Ma porca... Come lo evito questo? Dai, raga. Devo tornare indietro e prendere lanciagranate. Pure questo fa... dietro front. Bravissimo. Adesso io piano piano gli vado dietro. No vabbè, ma la cattiveria qui è doppia allora. No raga, sentite, io ci ho provato a fare il... dai, vai. Sì, però, raga, non è fattibile. Io ci provo a dire, ok, schiviamo un pochettino, facciamo le cose alla Resident Evil. Però sti cavoli. Comunque, questa possiamo sbloccarla. Continua a camminare, bravissimo. E chissà che risate pure qua dentro, sala autopsie. Sì, vabbè. Sicuramente ci sarà almeno un oggetto. Quindi posso provare a prenderlo correndo. Ah, ma ci sono i tavolini. Sì, ok. Zigzag. Vabbè, raga, facciamo sta gran cazzata. Sicuramente c'è qualcosa qua dentro, almeno se... Dicevamo. Scheda rossa no, non la prendo. T'ho detto che non la prendo. Sono sicuro che appena la prendo succede qualcosa di brutto. Ok, non sembra esserci nulla qui. Allora devo prenderla. Regà, preparamose. Eccola. La morte è la vera essenza della felicità. Infatti una sala autopsie... posto... dove si fanno grandissime feste. Ora... come posso io convivere con sta roba? Lì c'è il corridoietto con le scale per andarmene, perché io non ho altro da fare qui. Ma c'è l'armeria. Accidentaccio. Forse converrebbe... spendere le due granate. Non vorrei che poi mi ritrovo l'altro davanti, perché abbiamo già visto che... c'è almeno un momento... ecco là. E mo che faccio? Mo sono fottuto. Le corse! Le corse! Posso darmi? Chiuso? Sì, lo so! No, no, dai, mi prende. Ma che... no, che cattiveria, vogliono che fai così.
Immunità, no, Entra dentro sta cosa. Regà, la felicità. Menù subito, eccola qui. Adesso siamo tristi. La tristezza è la cura dalla morte, quindi. Se la morte è la vera essenza della felicità. Proietti in un'armeria mi sembra sensato. Frecce, ok, mi stanno simpaticissime pure queste. C'è comunque poca roba perché questi hanno dovuto combattere un casino di zombie qui sotto assedio. Ci sono una mitragliatrice e una borsa. Con una borsa posso trasportare più oggetti, ottimo. Come cosa scegli? Fia mia, prendi entrambe le cose. No, raga, cos'è sta stronzata? Senti, prendiamo il mitra perché gli spazi riesco a gestirmeli. Occupa due slot però. C'è una borsa. Forse dovrei lasciarla a Leon. Ah, ok. Lasciamola a Leon allora. Non sapevo funzionava così. Ma quindi questo è il primo e forse unico oggetto fino ad ora che... no, credo fosse un altro sportello. Gli altri oggetti che abbiamo preso quindi non contano. Cioè con Leon poi li trovo o non li trovo in base a come è programmato il gioco. Ma non è che con Claire glieli frego. Vabbè, sti cavoli, andiamo così. Con Leon avremo due slot in più. Spero servano a qualcosa. Però vediamo se riesco comunque a evitare sti cosi, perché combatterli non è mica tanto comodo. In due in un posto del genere. È proprio qua davanti, vero? Sì. Ciao. Che caspita, speravo di entrare prima che mi colpisse così. A resettarlo. Ora dovrebbe essere semplice, perché questo si trova da sta parte, quello dall'altra. Ok. Ta-dan, ta-dan, ta-dan. Non mi hai sentito. Ok, hanno iniziato la loro processione. E vi saluto. È sparita la tessera perché non ci serve ad altro. Abbiamo una porta proprio qui. Nel remake qui c'era una safe room. Sì. Anche qui, probabilmente. Aspetta. No, cazzate. Ok, questo è un cadavere cadavere. Gli sono stati squarciati gola e addome. Granate acide. Non ho molto altro spazio qui però. Diario del guardiano. 11 agosto, finalmente dopo molto tempo sono riuscito a rivedere il cielo blu, ma non mi ha tirato molto su di morale. Sono stato ripreso dal capo per aver trascurato le mie mansioni quando mi trovavo sulla torre dell'orologio. C'è solo una cosa che non riesco ancora a capire. Il capo sembrava preoccuparsi di più per il fatto che mi trovassi sul campanile che per le mansioni che ho trascurato. Chissà poi perché l'accesso alla torre è stato proibito. 5 settembre. Di recente ho parlato con il vecchio che lavora nel retro della autodemolizione. Si chiama Thomas.
È un uomo tranquillo e sembra ami giocare a scacchi. Ha perfino creato una chiave e una serratura speciali con sopra incisi i pezzi degli scacchi per una delle porte della discarica. Abbiamo deciso di giocare a scacchi domani sera. Non faccio altro che pensare a quanto sia bravo. Una cosa che mi dà fastidio di lui è che si gratta di continuo. Ha qualche malattia della pelle. O è solo un gran cafone. O c'entra l'ombrella. 9 settembre. Thomas è molto più bravo di quanto pensassi. Credevo di essere un discreto giocatore, ma è riuscito a umiliarmi senza problemi. L'unica cosa allo stesso livello della sua bravura sembra il suo appetito. Durante tutta la partita non ha fatto altro che parlare di mangiare. Sembrava in buona salute, ma non aveva un buon aspetto. Chissà se sta davvero bene. 12 settembre. Dovevo giocare un'altra partita a scacchi con Thomas, ma abbiamo dovuto rimandarla perché non si sentiva molto bene. È passato a trovarmi, ma gli ho detto di andarsene a riposare perché sembrava un morto vivente. Ha insistito dicendo che stava bene, ma si vedeva che non era vero. Pensandoci bene, ultimamente neanch'io mi sono sentito molto in forza. Ci ha messo un casino comunque il virus qua a infettarlo. In questo armadietto non c'è niente. Che silenzio qua dentro. Giornali di oltre una settimana fa. Ok. È da un po' che non salvo e questo mi mette leggermente a disagio perché se morissi dovrei rifarmi la parte coi leaker. Sarebbe abbastanza spiacevole. Ok, uscendo di qua. Prossima e ultima stanza verde. Niente leaker, niente scherzi, vi supplico. Ok. Sorpresine, infartini. Leaker pure qui. Adesso sto con l'ansia, col timore. Ah, oh, ok. Qui abbiamo ripulito tutto. Era questa. Sì. Oh cielo. Posso io esaminare questa stanza in compagnia di questo coso? Non sembra esattamente piccolina. Oh cavolo, è quella stanza. Qui puoi accendere un fuoco, sì. È un vero casino. Mi serve l'accendino. Accidentaccio. Dov'è la safe room più vicina? Un po' una seccatura in questo Resident Evil, non ti viene mostrato nella mappa. Potrei uscire qui. Sì, questa è la più vicina. Pure. No, non avrebbe senso salire le scale qui, no. Sti cavoli. Oh cielo.
Accidenti, sono bloccato dall'inquadratura perché... non vedo dov'è di preciso. Vedo che Claire guarda... ok. E tra l'altro là sopra sembra esserci qualcosa. Ciao. Ah. Un quadro di un uomo su una carrozza. C'è qualcosa sulla ruota. Accendere la regina, il re e il fante. E la carrozza comincerà a muoversi. Aspettate. Regina, re, fante. Aspetta un po'. Potrei ammazzarlo volendo. Sì, dai, devo farlo così. Così sto più sereno. Tanto qui dovrò per forza tornarci. L'hai voluto tu? Ok, è andato. Quanto ho consumato? Vabbè, dai, ci sta. Via dalle finestre. Cattivissima con sto coso in mano. Andare a sviluppare il rullino potrebbe essere problematico, però. O meglio, mi conviene passare non per di qua. Intanto... via queste... questo coso occupa due slot. Per ora utilizzo questo. Questo metto via accanto alla balestra, così poi mi ricordo. Tu vieni qui. Che faccio? Per ora poso la pistola e uso questa fin tanto che... ma no, dai. Questo lo consumo. Andiamo così. Aspetta, se no potrei passare per di qua. Ah, certo, arriva alla camera oscura in 2 secondi. Niente scherzettini. Niente Nemesis dalla finestra, anche per favore. Rullino B. Fotografia frontale del... Sarto Arukas, trasformato in uno zombie in 2 ore. Il soggetto ha più volte lamentato una grave infiammazione dell'epidermide e una forte nausea. Questo fino a quando non ha perduto conoscenza. Fotografia di Ben Bertolucci. Insomma, sti rullini non è che ci servono a molto. Non so se magari sbloccano qualche contenuto extra.
Forse avevo sentito dire sta cosa, o forse è un falso ricordo che mi sono creato. Sono riusciti a creare davvero una bella atmosfera qui. C'è inciso il numero 13, no, che allora non c'entra con alfiere, regina, eccetera. È già acceso, ok. 11. Puoi aprire il rubinetto. Aspetta un secondo. 11, 12 e 13. Ok. Così, easy. Ah, ma quindi erano loro. Ah, vabbè, la grafica ti impedisce di capire che ci sono raffigurati regina, re e fante, alfiere, quello che caspita era. Ingranaggio d'oro, perfetto. L'accendino non è scomparso, quindi ci servirà ancora. A parte che è un gadget del quale non mi sbarazzerei mai in un apocalisse zombie. Estremamente utile. Ora mi tocca andare all'ultimo piano. E dai, Claire. L'ultimo piano, come ci arrivo? Prendo la scala per di qua e poi sì, passo dalla libreria. Oh, oh! Ma che siete matti? Ok, schivato totalmente a caso. Non si può stare tranquilli, non si può passare la guardia. Cala. Ma è per dove io non volevo passare. Per di qui. Ma a me non importa perché sti cavoli. A meno che non fanno che adesso sti zombie che sono entrati a quelle finestre se ne vanno in giro per tutta la stazione di polizia. Ok, via libera. Dai. Wow. Certo che Irons si è dato un gran da fare. Beh, ora abbiamo tutte e tre le lastre, i sassolini, quello che è.
Ma per di qua c'è qualcosa? No. Dunque. Mi serve una safe room. Devo passare di nuovo per di qua, ma credo sia l'opzione migliore. Non rischio. Morto. Sì. Via questo. 84%, ok. Senti, a te ti metto insieme agli altri. Vieni qui, anche tu. Andiamo. Sì, è il caso di salvare però, accidenti. Ho fatto parecchi progressi. Ora che caspita ci sarà qua dietro? Claire! Sherry, you're okay. I'm glad to see you're safe, Claire. La marmocchia che arriva sempre prima di me. Abbiamo risolto l'indovinello Inca Maya Azteco. Posta al capo. Per il signor Brian Irons, capo del dipartimento, ok. Abbiamo perduto il laboratorio nel palazzo a causa dell'attività del disertore Albert Wesker. Fortunatamente le sue interferenze non avranno effetti duraturi sulla nostra ricerca sul virus. Siamo solo preoccupati per la presenza dei membri residui della STARS, Redfield, Valentine, Barton, Chambers e Vickers. Se si scoprisse che la STARS possiede le prove sull'attività della nostra ricerca, dovranno essere eliminati facendo sembrare un incidente. Continuate a controllare i loro movimenti e assicuratevi che quello che sanno non venga reso pubblico. Annette continuerà a essere il vostro contatto durante tutta questa operazione. William Birkin. Sempre ok, ho depositato $10,000 come acconto per i vostri servizi in base ai termini del nostro accordo. Wow, $10,000 per tutte ste cose non è un cazzo, ho capito che è un acconto, ma è un insulto alla corruzione. Lo sviluppo del virus G destinato a sostituire il virus T presto sarà completato. Una volta completato sono sicuro che verrò nominato membro dell'Umbrella Inc. Dobbiamo procedere con molta cautela. Redfield e i membri rimasti alla STARS stanno ancora cercando prove compromettenti sul progetto. Continuare a controllare le loro attività e bloccare qualsiasi tentativo di indagine sugli impianti di ricerca sotterranei. Abbiamo un problema, ho ricevuto delle informazioni secondo le quali il quartier generale dell'Umbrella ha inviato delle spie per impadronirsi dei miei risultati sul virus G. Non si conosce il numero degli agenti coinvolti, punto. Nessuno può permettersi di togliermi il progetto, è risultato di una vita di lavoro. Rastrellate la città alla ricerca di persone sospette.
Trattenete questi individui con qualsiasi mezzo ritenuto necessario e contattatemi immediatamente tramite Annette. Ogni minaccia deve essere eliminata. Non permetterò a nessuno di rubare le mie ricerche sul virus G, neanche all'Umbrella. Ok, tutta roba che si spiega da sola. Un ascensore sembra porti verso il basso. Claire! I'm going down there. Stay here and wait for me, okay? Ok, che qui siamo nel passaggio segreto del capo di polizia invischiato con l'Umbrella. Help me! Ah! Ah! Stavo per dire, ok, qui siamo nel posto segreto del capo di polizia invischiato con l'Umbrella, quindi chissà che cosa c'è, probabilmente nulla di buono, ma probabilmente quella bambina sarebbe più al sicuro con noi che lì in quella stazione di polizia. Forse devo ricredermi. Sì, ha belle fiaccole qua, tipo l'ingresso a un dungeon di qualche RPG. So you've made it this far. Not bad, girl. But I'm not letting anyone leave my town. Everyone's gonna die. Calm down, Chief. What happened? Shut up! You couldn't possibly understand what's happened. Those monsters from Umbrella have destroyed my beautiful town. How could they do that to me after everything I've done for them? So it's true. You have been working with Umbrella. Then you must know about the G-Virus. What is it? Tell me! If you must know, it's the agent that can turn humans into the ultimate bioweapons. Superior to the T-Virus in every way. Dr. William Birkin is the genius behind the project. William Birkin? I'm sure you've already seen his little girl running around here somewhere. Sherry, isn't it? In case you haven't already figured it out, the monster that's been tearing my precinct apart is yet another product of the G-Virus. An ultimate bioweapon. Umbrella must be trying to cover its tracks. But if I have to go, I'm going to take you with me. My chest can't take the pain. Bella schifezza. Fa uno strano effetto vedere lui che la minaccia con quella pistoletta quando lei c'ha in mano sto bestione. E lei è tutta spaventata che indietreggia. Ok. Quindi adesso abbiamo scoperto che quello lì è Birkin, il padre di Sherry, ed è lo stesso che si è appena visto, no? Che l'ha infettato. Con quell'occhione sul braccio. Occhione che si vede proprio nell'intro del gioco. Cioè nel menu iniziale. Roba fastidiosa. Chissà com'era il termine in inglese. Granate acide. Questa era la sala giochi, la sala perversioni, la sala torture medievali. È una sega, la lama è macchiata di sangue fresco. Formalina, cloroformio, altre sostanze chimiche.
ossa umane. C'è pure un coccodrillo, ma che... Quest'uomo. Claire non dice niente. Una scala che scende, vuoi andare giù? Ma sì, dai.